Per le superiori abbiamo solo le ragazze. Programma israeliano, si studia in ebraico. Tutto ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo al prossimo. Ci gratifica molto lavorare qua in cucina, sapere di fare del bene. Abbiamo appuntamento con i City Angels per poter consegnare questo cibo. In aiuto di tutta questa gente che è meno fortunata, diciamo. Sono Yigal Chazan, sono un rabbino, sono il direttore della scuola del Merkos, dove ci troviamo qui a Milano. Questa scuola nasce nel dopoguerra ed accoglie i bambini che vanno dall'asilo nido fino alle superiori per consentire a tutti coloro che lo desiderano di avere un'educazione basata sugli insegnamenti millenari della Torah, dell'ebraismo, ovviamente integrati con quelli che sono i principi educativi del paese in cui ci troviamo, quindi del Ministero dell'Istruzione italiano. Ecco, da questa parte abbiamo l'asilo nido. Qui abbiamo i nostri bambini, la scuola paritaria è comunque aperta a tutti, non solo ai membri della comunità ebraica. Qui abbiamo i nostri ragazzi di scuola media. Ciao ragazzi. Allora, le classi sono miste fino alla quinta elementare. Per la scuola media sono separate appunto per le materie ebraiche, mentre per le superiori abbiamo solo le ragazze. La separazione è sicuramente un valore aggiunto a livello educativo, soprattutto al momento dell'adolescenza, c'è gli ormoni, la crescita, la pubertà, e quindi sicuramente è un elemento di distrazione, a volte di tensione sociale, di competizione. Questa è la classe più grande, sono le ragazze del liceo che stanno facendo merenda, a quanto sembra. La religione in generale per me è una cosa molto importante, perché proprio mi fa sentire come se c'è qualcosa di più nella vita. Parlo Yiddish da casa con mio papà, l'inglese anche da casa, l'italiano vivo in Italia e l'ebraico l'ho imparato gli ultimi 3 anni di liceo, che è un liceo israeliano. Programma israeliano, si studia in ebraico, tutte le materie sono in ebraico. Spesso il proprio retaggio, la propria religione, la propria cultura può dare adito un po' a una chiusura, a un'estraneazione. In realtà l'ebraismo, e questo è sempre stato nei secoli un valore portante, è l'idea di arricchire la società in cui ci troviamo con i nostri valori e la nostra religione. Tutto ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo al prossimo. Questa è tutta la Torah, il resto è commento. Ovvio che l'ebraismo è una religione molto articolata, complessa, che veramente coinvolge ogni aspetto della vita, dall'alimentazione al lavoro, al come ci si veste, però l'essenza di tutto è quello. La memoria ovviamente è un elemento portante della storia del nostro popolo. Se si enfatizza l'aspetto della morte, dell'antisemitismo, si creano magari delle ansie e dei complessi nei bambini e nei ragazzi che sicuramente non hanno nulla di produttivo. Se invece gli si insegna che noi siamo comunque coloro che continuano una storia e che dobbiamo cercare di far tutto per abbattere queste barriere di odio, creiamo una consapevolezza attiva e costruttiva. Cioè, nessuno si sarebbe aspettato che poteva succedere. E quindi noi l'affrontiamo in modo da dire che Dio è più grande di noi e sa meglio quello che sta facendo, anche se nei nostri occhi è qualcosa di completamente folle quello che è successo. Ma non è una cosa nei parametri della logica, è qualcosa oltre e quindi noi non possiamo aspettarci di capirlo. Qui appunto è l'ingresso della nostra, quella che noi amiamo chiamare la nostra grande cucina, perché diciamo il pensiero che sta dietro questa cucina è che è la cucina di tutti. Ci troviamo nella cucina di Beit Avon, della scuola del Merkos. La signora sta preparando la pasta, penso questo sia per il nido, perché è una pasta piccolina. Invece questo è quello che è avanzato da questi contenitori che verranno dati per City Angels e Sant'Egidio. Ogni mercoledì ci sono dei volontari che consegnano questi pasti o in stazione centrale oppure lo prendono i City Angels che lo distribuiscono loro. E c'è la certificazione kosher, è stata seguita quindi le regole d'alimentazione. Veniamo molto volentieri, ci gratifica molto.
lavorare qua in cucina, sapere di fare del bene, diciamo. I nostri cibi ci ringraziano tantissimo perché dicono che è proprio una forma di amore che arriva. Allora, adesso abbiamo ritirato da poco i pasti alla scuola Mercos e stiamo andando in zona San Babila, dove abbiamo appuntamento con i City Angels per poter consegnare questo cibo. Dobbiamo tu sei qua con noi? Eh? Tu sei qua con noi? Sì, sì. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, ci sei anche tu? Sì. Sì. Qual è la pasta? Questi signori, i City Angels, in aiuto di tutta questa gente che è meno fortunata, diciamo, è un aiuto e resta sempre che è un aiuto molto valido, a mio avviso.